dell'accessibilità fin dall'infanzia, quindi ai bambini sordi, relativa a capire lo status degli studenti sordi all'università e il loro inserimento, quindi quelli che sono i problemi a comunicare presso gli sportelli dedicati alle disabilità, gli sportelli degli studenti, la mancanza di servizi di interpretariato, non tutto il Monteore viene coperto, e tutto ciò genera nello studente su questa legge. Ma evidentemente la politica e l'ente nazionale sordi che tutela le persone sorde evidentemente ha il dovere anche di guardare colleghi a chiedere chiarimento. Tutto ciò costituisce un notevole disagio, quindi non è sufficiente il servizio che viene dato. Molti studenti hanno risposto abbastanza. Rimane nei prossimi mesi, perché io credo sia davvero indecente che l'Italia rimanga l'ultimo paese in Europa senza una legge che tratta di assistenza alla comunicazione, di servizi di interpretariato. Ma la legge in realtà non è ancora sufficiente. Il sostegno alla disabilità. Sì, però non si fa ancora abbastanza, perché molte sono le iniziative che potrebbero essere. Ma spesso è poi riuscire a dare una definizione a cosa sia un interprete di lingua dei segni. Troppo spesso anche la nostra... La lingua dei segni, no? Che venga riconosciuta a livello di Parlamento. È incardinata, abbiamo fatto molte audizioni con molti di voi,